Allora, nel 1290 rotti i crociati lasciano la Palestina e secondo la tradizione cattolica arrivano quattro angeli che come quattro droni prendono la casa di Maria e se la portano via. Non credo sia funzionato così, onestamente non credo. È più facile che i crociati l'abbiano smontata, messa su una nave e fatta arrivare di qua per poi rimontarla in una terra di nessuno, perché qui c'era solo bosco, non c'era niente. Era un bosco di lauri, però. Lauri ti dice qualcosa? Loreto, sì. Infatti viene costruito tutto attorno alla chiesa di Maria, che peraltro corrisponde nelle dimensioni al buco che è rimasto a Nazareth in corrispondenza di dove doveva esserci la casa. Poi sono tre pareti, non credere, sono tre pareti in tutto, perché la quarta non c'era, non esisteva, dava sulla grotta che faceva sempre parte della casa di Maria. E infine parliamo della Madonna, la Madonna nera di Loreto. Perché? Perché è nera? Beh, è semplice. Tutte le Madonne del tempo si annerivano grazie al fumo dei ceri, no? E quindi spesso erano immagini che venivano ridipinte mille volte, strato su strato. Nel caso della Madonna di Loreto, anche la Madonna probabilmente non era nera, magari era leggermente scura perché era in legno, ma divenne nera a forza di fumo dei ceri. Quando andò a fuoco nel 1921 fu sostituita con una copia completamente nera, quindi veramente nera, nera nera proprio. Ed ecco, questo è svelato il mistero della Madonna nera di Loreto.